Assemblea pubblica a Castel del Giudice, dove è stato illustrato alla comunità il piano integrato delle azioni strutturali e infrastrutturali del centro di rigenerazione. Alla presenza dei vari illustri collaboratori, come i professori Letizia Binti dell'Unimol e Loris Servillo e Antonio De Rossi del Politecnico di Torino, il sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile, ha illustrato alla sua comunità il piano integrato delle azioni strutturali e infrastrutturali relativi al centro di rigenerazione, un progetto di grande respiro per la costruzione di un percorso di rinnovata abitabilità per la comunità del comune Alto Molisano. Così il sindaco Lino Gentile al microfono di Antonio Seibusi. Oggi presentiamo per la prima volta gli interventi infrastrutturali con i progettisti, con l'Università di Politecnico di Torino. Presentiamo alcuni progetti esecutivi che fra qualche settimana saranno cantierabili, e poi però si presenteranno anche alcune idee progettuali che vogliamo condividere con la comunità. Quindi siamo a un passaggio anche partecipativo. Beh, l'abbiamo sempre fatto, anche in modo, diciamo, non formale. La nostra piccola comunità abbiamo sempre condiviso con i componenti le scelte, piccole e grandi, che abbiamo messo in campo in questi anni, e ancora di più un progetto così importante, così rilevante, lo vogliamo ancora di più condividere. Abbiamo sempre detto e cerchiamo di mantenere gli impegni che abbiamo espresso qualche mese fa. Notizie sugli appalti, sullo stato appunto delle infrastrutture che dovranno sorgere. Il Ministero ha riconosciuto la correttezza delle procedure messe in campo e quindi abbiamo già il soggettatore che è la società di trasformazione urbana che con la sede di giugno già dal 2003 ha costituito, che abbiamo adeguato alle normative vigenti e che sarà il soggettatore. Quindi il grande vantaggio che abbiamo già dalla cantierabilità all'attuazione, passeranno soltanto qualche settimana perché siamo già pronti per cominciare gli interventi concreti.